Eccoci nella consueta rubrica del venerdì. Oggi vado ad analizzare la colazione, il pranzo e la cena di Valeria. Ciao, sono Silvia. Bentornato o benvenuto nel mio canale YouTube. Per colazione Valeria prende solamente una tisana. Per pranzo un mango, due banane e quattro datteri. Alle 17 fa colazione con dell'uva e per cena finocchio crudo come primo piatto e poi del pollo al forno, oppure del pesce, due mele e delle castagne. E qui c'è un appunto che mi dice che l'ultima volta ha cenato con 20 castagne. Apparentemente questa sembra un'alimentazione impeccabile, perfetta, e invece purtroppo ha parecchi difetti e si nascondono anche delle insidie che a lungo andare creano problemi. E infatti Valeria ha dei problemi ogni tanto di gonfiore, quindi adesso faccio un'analisi che possa mettere in relazione qualche suo errore con questo tipo di disturbo. Ovviamente l'analisi è mia personale e è fatta in chiave igienista. Per quanto riguarda la colazione, la tisana, sì, in teoria potrebbe andare bene perché comunque la mattina è ottimo assumere tanti liquidi, però le tisane sono dei farmaci e vanno usate al bisogno e secondo alcune indicazioni. Quindi tutti i giorni dell'anno bere delle tisane, direi proprio di no. Magari puoi preferire un frutto acquoso, oppure anche un succo di frutta fresco. L'importante è che il succo sia fatto con l'estrattore che ha il filtro largo, quindi l'estrattore per lo smoothie, di modo da togliere il meno possibile al frutto e quindi solamente le fibre, diciamo quelle un po' più sostanziose, lasciando passare le fibre idrosolubili, proprio perché altrimenti il pH del succo risulterebbe troppo acido, ma ho già trattato questo argomento ampiamente negli altri video. Valeria poi fa uno spuntino con la frutta a metà mattina e poi a pranzo. Direi che per quanto riguarda lo spuntino, ci siamo, perfetto, ottima scelta. Per quanto riguarda il pranzo, invece, un mango, due banane e quattro datteri. Questo pranzo ha parecchi difetti, soprattutto in relazione al problema che ha Valeria, cioè quello del gonfiore. Questo tipo di pranzo crea fermentazione. Intanto è già stato fatto uno spuntino a base di frutta, quindi già è stata introdotta nello stomaco la frutta, che comunque in via così generale ha un tempo di digestione molto, molto corto, quindi probabilmente è già stata digerita. Poi dipende se lo spuntino è stato fatto in tarda mattinata. Quindi già è stata mangiata della frutta, poi viene aggiunto un mango, che tra l'altro è un frutto, così come anche le banane e i datteri, sono frutti tipici dei paesi caldi. In questa stagione abbiamo bisogno di mantenere la temperatura abbastanza alta perché comunque cominciano le prime giornate fredde e questo tipo di pranzo raffredda tantissimo. Quindi poi andando avanti con la stagione più fredda non è assolutamente indicato. Poi sono tre frutti mescolati insieme e quindi questo potrebbe creare fermentazione. La fermentazione poi purtroppo a volte, e lo vedremo dopo con l'analisi dei pasti successivi, può provocare anche putrefazione intestinale, che è un disturbo molto grave e che porta a danni irreparabili, quindi si cerca di evitarlo in tutti i modi. Per quanto riguarda le banane, sono consigliate una banana, non due, oppure se se ne mangiano due comunque separatamente, quindi sono due banane, quattro datteri. Per quanto riguarda i datteri, la stessa cosa, quindi massimo due datteri, soprattutto i datteri freschi, ma anche quelli essiccati perché hanno un'altissima concentrazione di zuccheri, quindi una botta di zuccheri del genere, alza l'indice glicemico e crea fermentazione. Quindi qua potresti optare per un pranzo monotrofico, quindi un solo frutto e magari a sazietà, quindi non mescolare tutta questa roba. Tieni presente che quello che ti ho appena detto prima è che nella stagione fredda un pranzo del genere non è indicatissimo perché, ripeto, raffreddare il corpo può diventare pericoloso perché ci esponiamo a delle malattie, delle infezioni alle vie respiratorie. Per quanto riguarda la merenda dell'uva, e va benissimo l'uva, però anche qua ci sono stati i tre frutti che stanno ancora fermentando
Probabilmente, soprattutto se non hai mai fatto un digiuno, sicuramente incontrano nello stomaco dei residui e quindi vai ad aggiungere ancora dell'uva, quindi si crea ulteriore fermentazione e ulteriori zuccheri, quindi una botta di zuccheri elevatissima. Quindi, Valeria, per quanto riguarda lo spuntino, magari potresti optare per, non lo so, qualche mandorla reidratata oppure una mela che appunto contiene antifermentativi, oppure potresti in questo caso anche saltarla la merenda. Diciamo, se ti è possibile, potresti saltarla e dare la possibilità quindi a tutta questa fermentazione che si è fatta nello stomaco di essere smaltita. Anche perché poi alla cena tu inizi con il finocchio crudo. E va benissimo comunque il finocchio crudo, poi però mangi il pollo cotto al forno che andrà ad incontrare la fermentazione intestinale che si è creata con il pranzo e quindi si crea gonfiore su gonfiore e probabilmente è questo il motivo per cui sei spesso gonfia. Quindi potresti, ad esempio, per quanto riguarda la cena, magari scegliere delle verdure, anche solamente delle verdure, oppure delle fonti proteiche che siano tendenzialmente crudiste. Quindi delle tartare oppure dei formaggi crudisti, oppure delle uova alla cocca, quindi un uovo semicrudista, quindi parzialmente cotto. E tieni presente che poi anche il pollo arrosto al forno, tu specifichi, contiene grassi cotti, quindi grassi deteriorati, e questo potrebbe andare a provocare delle putrefazioni intestinali. Sicuramente non è il tuo caso, sei una ragazza molto giovane, hai 32 anni, quindi probabilmente non soffri ancora di questo problema, però vai incontro a questo disturbo. Tu poi mi dai anche un'alternativa perché, ad esempio, qualche tempo fa, immagino, hai cenato, con due mele come primo piatto, il pesce. E questo va bene comunque perché le mele contengono degli antifermentativi, però hai aggiunto ulteriore frutta e 20 castagne. Allora, 20 castagne assolutamente è una dose mal tollerata dallo stomaco, da tutto il metabolismo, perché troppi zuccheri, troppi amidi, soprattutto la sera, e poi un concentrato elevatissimo di omega 6. E ho già parlato nel video precedente degli omega 6. Come correzione generale, ti potrei dire, cara Valeria, di scegliere più verdure e meno frutta. La frutta fa bene, sicuramente contiene tante vitamine, tante sostanze importanti per il nostro benessere, anche una carica vibrazionale spaventosa perché è il cibo crudo per eccellenza, però va dosata, soprattutto spostata nelle prime ore del mattino, quindi invece della tisana potresti optare per la frutta, sempre considerando di mangiare il monofrutto anche a sazietà, proprio perché comunque la frutta per combinarla bisogna conoscerla molto bene e in futuro farò dei video anche riguardo a questo. La frutta non si può mangiare così a caso perché può avere degli effetti controproducenti, perché una fermentazione di questo tipo nel tuo pranzo, mango, due banane, quattro datteri, poi all'interno dello stomaco crea anche alcol, sostanze alcoliche, e che comunque sono delle tossine e quindi invece di farti del bene ti fai del male, ti stai praticamente intossicando. A meno che tu non sia una persona che fa spesso dei digiuni e quindi il tuo stomaco sia così talmente pulito e talmente rigenerato nel suo acido cloridrico che è in grado di smaltire qualsiasi tipo di eccesso, però anche in quel caso è sempre meglio evitare. Ti consiglio di mangiare più verdura perché la verdura è relegata a un primo piatto della sera, solamente finocchio crudo, che tra l'altro è una pianta stagionale. E quindi tutto l'anno non va bene, anche perché le piante, i vegetali di serra hanno valori nutrizionali, vitaminici quasi inesistenti. E quindi sia al pranzo che alla cena ti consiglio di mangiare più verdure. Le verdure possono essere mescolate tra di loro, sto parlando di verdura cruda ovviamente, perché difficilmente creano fermentazione. E il consiglio è quello di scegliere quattro tipi e non di più, quindi lattuga, pomodori, finocchi e non lo so, qualsiasi altra cosa, cetrioli, poi dipende dalla stagione. Ecco, non più di quattro, ma può essere anche un solo tipo di verdura o due, a seconda appunto di quello che trovi. Bene, Valeria, spero di averti così dato delle idee, degli spunti. L'igienismo sembra facile, ma in realtà
è molto complesso, ovviamente poi ci sono anche le applicazioni soggettive, quindi una cosa vale per una persona e non vale per l'altra. E chiaramente questo come si fa a sapere? Lo si apprende durante l'applicazione, quindi in base alla reazione della persona. L'igienismo non si prescrive ma si insegna, e quindi poi una persona diventa maestra per se stessa e anche per i suoi cari, per cui cucina, soprattutto per i figli, per i bambini, per il marito, eccetera. E quindi vi invito e vi esorto anche a divulgare questi contenuti proprio con i vostri cari. Per me è un lavoro questo, io comunque gratuitamente vi do spesso dei contenuti e sarebbe bello appunto se voi poi li rendeste noti anche alle persone a cui volete bene, ovviamente se ci credete, ma se siete qua vuol dire che ci credete. Quindi vi saluto, vi ringrazio e noi ci vediamo presto.